Sai, quindi allora, senatore, lei ha detto che il Partito Democratico c'è se il governo e quando il governo appunto farà quello che c'è da fare per la questione Emilia Romagna. Adesso è finito il CDM, le prime risorse saranno stanziate, sono sufficienti. Che cosa, diciamo, deve essere fatto secondo lei? No, ma le risorse stanziate servono per le emergenze immediate, penso che siano risorse che già dagli impegni dei giorni scorsi siano già state consumate, anticipo, nel senso che noi eravamo preoccupati perché il fondo della protezione civile non era già capiente, perché c'erano 70 milioni utilizzabili più altri 60 in realtà stanziati per la vicenda ucraina, quindi stiamo parlando di purtroppo risorse limitatissime. Queste risorse serviranno a togliere ancora l'acqua dalle strade, serviranno a dare ristori alle persone che hanno bisogno di vivere, di avere un tetto sulla testa, di mangiare, ma serve evidentemente altro e noi siamo pronti a dare una mano. Abbiamo detto al primo momento che oltre al fondo europeo, che potrebbe coprire, ma lo capiremo nelle prossime settimane, serve uno scostamento di bilancio. Ecco, questo ho detto, su questo avete avuto risposta dal governo rispetto all'ipotesi di scostamento di bilancio, e nel caso in cui si votasse lo scostamento di bilancio voi sareste disponibili? In questo caso lo voteremo, ma mi pare evidente che tra l'emergenza, la sospensione di mutui, utenze e il sostegno a imprese e lavoratori e le risorse per la ricostruzione, è evidente che le risorse oggi non c'è una cifra definitiva e definita, non potrebbe esserci, ma stiamo parlando di qualche miliardo e non di centinaia di milioni. Chiunque conosca il nostro bilancio sa che nel nostro bilancio in questo momento, con i saldi appena approvati con l'ultimo DEF, non ci sono miliardi, qualche centinaia di milioni si può trovare, miliardi no, quindi noi abbiamo dato il nostro sostegno e lo faremo. Ovviamente ci auguriamo di essere coinvolti perché auspichiamo che le istanze della Regione Emilia Romagna e della Regione Marche vengano prese in seria considerazione da parte del governo. Ecco, no, non vorremmo che modelli che hanno funzionato come quello emiliano-romagnolo venissero sostituiti da sovrastrutture incomprensibili. Ultima domanda, il ministro Fitto ha parlato di una follia parlare del PNRR riferita, diciamo così, alla gestione dell'alluvione. L'unica follia è che il ministro Fitto da 6 mesi ha fatto diventare il PNRR una sorta di scioglilingua. Siccome noi lo abbiamo fortemente voluto, trattato, negoziato, portato in Italia, quelle risorse sono in Italia grazie al centro-sinistra e la destra ha sempre votato contro, da mesi chiediamo al ministro Fitto se le finalità concordate che servivano a ridurre le diseguaglianze sono confermate e se ci sono progetti nei quali non credono di dirci quali sono. Questa risposta non arriva e anche oggi in conferenza dei capigruppo chiederemo alla maggioranza di venire in Parlamento e di votare documenti di indirizzo, perché il tempo delle parole è finito. Lo diciamo perché sulla quarta, quinta e sesta rata non c'è nessuna certezza e siamo molto preoccupati perché le risorse potrebbero ridursi. E abbiamo detto e denunciato la cancellazione delle prime misure, pensiamo alle case di comunità, pensando alla sanità pubblica, il ministro Fitto ha detto che non ci credeva e per noi questo è un tema di forte critica politica. Grazie.